Buonasera a tutti, buonasera soprattutto a questo inizio con la banda. Very good, vero? Vero, bellissima. Staiti è questo. Oggi iniziamo con un concetto importante, cittadinanza. La cittadinanza è un concetto legato al senso di appartenenza. Quando oggi si svolgono le pratiche relative alla cittadinanza, vengono poi svolti dei questionari e questi questionari sono proprio legati alle motivazioni. Perché chiedi di essere cittadino italiano? Perché ti senti di appartenere a quella cultura, a quella vita, a quella religione, a tutto ciò che quel paese rappresenta. E noi stasera conferiamo una cittadinanza onoraria. Non è, però la conferiamo a un nostro concittadino perché ha origini italiane e quindi il senso di appartenenza è legato al proprio sangue, alla propria cultura, perché se anche cresciuto, nato lontano da Staiti, questo concittadino è cittadino italiano, è staitese o staitano, come vogliamo definirlo noi oggi. E noi oggi, quando iniziamo questa fase, vi voglio rendere ancora di più staitese, raccontandovi di Staiti, che cosa è Staiti e che cosa rappresenta. E quindi è giusto che lei sappia di quali persone è fatto Staiti o è stato fatto, che hanno vissuto, perché quando si arriva in un paese così piccolo come Staiti, le prime persone che si incontrano o con cui si hanno dei contatti, il primo fra tutti è il parroco. Allora, io le voglio raccontare di un parroco che ha fatto Staiti bello, che è stato il nostro Don Bosco ed è stato Don Pasquale Zito. Lui ci ha cresciuto, ha cresciuto non solo la mia generazione, anche la generazione precedente. Ha sposato i miei genitori e ha battezzato i miei genitori. E ha vissuto per tanto tempo qui a Staiti, poi prematuramente è morto. E ci ha cresciuto con lo spirito dell'aggregazione. Dico che era il nostro Don Bosco perché? Perché non era solo la chiesa, ma era anche il gioco, era la partita di pallone, era la partita a bandierina, ruba bandiera. Ed è stato anche il nostro, tra virgolette, pastore che ogni tanto ci ha tirato una bastonata per farci ritornare sulle righe, perché nell'educazione è importante anche questo. Anche il rimprovero, anche essere ripresi ogni tanto. Poi in un paese così piccolo si incontra il dottore e io le racconto di un dottore che in piena notte si alzava per accudire i suoi pazienti ed era il dottor Alagna. Lui non aveva orario. Era H24. Si chiamava in continuazione, lui era sempre presente e ci teneva ai suoi pazienti, ci indirizzava, ci diceva dove e come curarci. Era una persona anche lui col grande senso di civiltà e con il senso civico molto sviluppato. E poi le voglio anche raccontare dei commercianti. Noi Staiti abbiamo avuto due grandi commercianti, uno è stato Don Vincenzo Votano e l'altro Don Bastiano, Bastiano Possimenti. E loro erano i nostri commercianti. Lei deve pensare che Don Vincenzino Votano, noi lo chiamiamo così, Don Vincenzino, acquistò un immobile per poi farlo demolire perché lì potesse passare una strada più larga in maniera tale che le macchine potessero raggiungere la piazza principale. Grande spirito di... E Don Bastiano era il commerciante per eccellenza, nella sua bottega si trovava di tutto,
bottoni, cerniere, non era solo generi alimentari, aveva di tutto, non c'era bisogno di andare altrove, si trovava tutto qui. Poi le voglio raccontare anche del mio maestro di musica. Lei ha visto, noi abbiamo la banda, che è Domenico Carisi, che tutti chiamavano Michetto. Lui ci insegnò la musica a tutti, riuscì a tenere la banda unita, tant'è vero che oggi noi abbiamo ancora la banda e abbiamo un nuovo maestro che è stato suo allievo. E lui ha tanti allievi che sono diventati ovviamente anche più bravi di lui, perché ha avuto degli allievi che ovviamente l'hanno superato in bravura, ma questo perché è bello quando un maestro viene superato dal proprio allievo, significa che ha fatto bene il suo lavoro. E questi sono, diciamo, i personaggi che hanno colpito, tra virgolette, la mia crescita. Oggi Staiti che cos'è? Oggi Staiti è ancora banda, come lei ha potuto vedere. Certo, non abbiamo più avuto figure come il medico Alagna dal punto di vista della vicinanza alla popolazione, perché non abbiamo un medico che risiede qua. Però abbiamo tanti dottori staitesi che fanno bene il loro mestiere al di fuori di Staiti, ma sono degli ottimi dottori e forse lo sono anche per questo, perché hanno conosciuto il dottor Alagna e hanno conosciuto il suo spirito di sacrificio. Abbiamo il nostro maestro di musica, come l'avevo detto prima. Dov'è il nostro maestro di musica? Si nasconde perché lui si vergogna. Professore Giuseppe Musitano, lui è il nostro professore di musica. Oggi abbiamo anche il presidente della Proloco, Teresa Gandini, che è lì. E poi le voglio raccontare della festa di Sant'Anna, perché oggi si celebrano le novene della festa di Sant'Anna. Forse ha sentito il tamburo. E noi sentiamo molto questa festa e la partecipiamo molto. E ancora ci identifichiamo molto con questo rito. Vede, questo è Staiti e penso che sia come lei se lo sia immaginato in tutti questi anni. Tutto qui. Scusami, italiana, ma è troppo buono per fa che passa. Stimato sindaco, e voi a tutti, meraviglioso, gentile di Stiati, vorrei ringraziarvi per onorare mio padre per mezzo di mio figlio Bruno Patti. Se fosse vivo, sarebbe molto fiero di sé per me che accettare questo onore. Grazie a tutti. Benissimo, ora vi passiamo la parola a professore. Grazie, benvenuti e buonasera a tutti. Condivido pienamente le riflessioni del sindaco in merito alla cittadinanza e in merito alle peculiarità della nostra Staiti. Abbiamo parlato stasera e parleremo di cittadinanza. La cittadinanza è un atto, diciamo, di diritto pubblico, vero, avvocato? Che si acquisisce per i nati e cresciuti in Italia, si acquisisce sin dalla nascita, mentre per gli stranieri è tutto un iter che può essere, diciamo, affrontato e portato a termine. In questo ambito abbiamo il conferimento speciale di cittadinanze onorarie e di civiche benemerenze, e noi come amministrazione quest'anno abbiamo pensato per la prima volta a
diciamo, conferire ad alcuni cittadini che abbiamo per il momento ritenuto alquanto meritevoli di conferire la cittadinanza onoraria e la civica benemerenza per le loro qualità umane, sociali, culturali, eccetera. Mi riferisco ora un po' alla normativa. La cittadinanza per quanto riguarda gli italiani è sancita in primis dall'articolo 22 della Costituzione italiana, poi dalla legge 91, numero 91 del 92 riguardante il diritto di voto, che già è stato sancito diciamo in maniera universale con la Costituzione, con il referendum diciamo costituzionale. Mentre la cittadinanza per stranieri, vi annoio con un riferimento alla normativa. L'attuale normativa della cittadinanza italiana per stranieri si basa sulla legge 91 che ho già citato del 1992, integrata dalle disposizioni del pacchetto sicurezza incluse nella successiva legge numero 94 del 2009. Il jus sanguinis, diritto di sangue. In via generale, la legge 91 del 92 prevede che l'acquisizione della cittadinanza italiana segua il principio giuridico del jus sanguinis, diritto di sangue. Acquistano la cittadinanza italiana per diritto tutti i figli di genitori italiani. A tal fine è sufficiente solo uno dei genitori, che uno dei genitori sia italiano, e non importa se la nascita avvenga sul suolo italiano o meno. Non è neppure necessario sia il genitore a riconoscere il figlio al momento della nascita per trasmettere la cittadinanza, venendo questa attribuita anche per riconoscimento successivo della filiazione, sia volontario che giudiziario. Si può avere diritto anche alla doppia cittadinanza, col jus soli. Al contempo, seppur in via residuale, la legge 91 del 92 contempla anche la possibilità di acquisire la cittadinanza per jus soli, ovvero per il solo fatto di essere nati sul suolo italiano, e questo è il caso dei nati dai genitori ignoti e dei figli e degli apolidi, nonché dei nati in Italia da stranieri, anche secondo la legge del loro paese, non trasmettono la cittadinanza al figlio. Si tratta però di case residuali inserite nella normativa per fare in modo che nessun nato in Italia possa essere privo di una cittadinanza. La cittadinanza italiana è un diritto soggettivo, come abbiamo già detto, non solo dei figli di un cittadino italiano, ma anche della discendenza di questi fino al secondo grado. Nel caso dei discendenti di cittadini italiani, peraltro la normativa e il regolamento attuativo della stessa istituisce inoltre delle modalità agevolate di acquisizione della cittadinanza italiana per stranieri. È il caso dello straniero discendente da avo italiano che abbia prestato servizio militare o servizio civile in Italia, oppure che sia dipendente dallo Stato italiano, e infine che residesse in Italia da almeno 2 anni al momento del raggiungimento della maggiore età. Queste norme sono state un po' dilatate nel tempo, per cui basta avere in Italia un qualsiasi parente nato che sia diritto, attraverso un iter burocratico si può avere diritto alla doppia cittadinanza. Questo è quanto per ciò che riguarda l'attribuzione della cittadinanza. Veniamo ora al nostro caso del conferimento della cittadinanza onoraria e della civica benemerenza che abbiamo realizzato in Consiglio Comunale il 12 di questo mese. E allora, il Comune di Staiti, con l'intento di concorrere nella promozione della crescita civile e della coesione sociale della propria comunità, riconoscendo tra i suoi doveri istituzionali quello di valorizzare mediante riconoscimento pubblico tutti coloro che, mediante la loro attività e le loro personali virtù, attraverso un impegno concreto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, attraverso iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o di collaborazione con le attività della pubblica amministrazione e delle istituzioni del Paese, attraverso atti di coraggio, di abnegazione civica, abbiano giovato in modo particolare alla comunità di Staiti, elevandone il prestigio. Dunque,
ci siamo proposti di istituire la civica benemerenza con il Consiglio Dicevo del 12 luglio. Abbiamo istituito la civica benemerenza e la cittadinanza onoraria. Cittadinanza onoraria. Quali sono i requisiti? Sono insigniti esclusivamente persone fisiche, detta cittadinanza è attribuita con una pergamena sottoscritta dal sindaco e dal presidente del consiglio comunale, dove vengono riportate le generalità del soggetto a cui è conferita l'onorificenza. Mentre la civica benemerenza, vengono insigniti cittadini, enti, associazioni, istituzioni, società e aziende che si siano spesi con dedizione a servizio del Paese o abbiano concretamente contribuito all'incremento del patrimonio comunale tramite lasciti o donazioni. Con questi presupposti il Consiglio Comunale, nella seduta che abbiamo già detto, ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria a Bruno Patti, cittadino italo-canadese, che oggi ci onora con la sua presenza, di origine statunitense, figlio di Giovanni Patti, un emigrato verso le Americhe, e per l'alto prestigio che ha dato al nome di Staiti anche oltre oceano, e per le motivazioni curriculari che poi il sindaco esporrà consegnando la pergamena. A Carlos Pio Staiti, qui vicino a me, cittadino italo-americano, le cui origini staitese si fondono con quella della principessa Eleonora Staiti, che fondò nel lontano 1500 il nostro amato paese, con le seguenti motivazioni curriculari che poi saranno lette. Una cittadinanza onoraria, ma post mortem, è stata assegnata al primo sindaco dalla liberazione Saverio Monoriti, che dopo 168 giorni di intensa attività politico-amministrativa morì schiacciato dal treno sul secondo binario della stazione di Brancaleone, mentre il 23 febbraio del 1944 si recava dal prefetto di Reggio Calabria per chiedere maggiori derrate agroalimentari per sommare la popolazione afflitta dalla carestia post-bellica. Invece la civica benemerenza è stata conferita e consegnata personalmente giorni fa dal Consiglio al concittadino Giovanni Antonino Treveri, industrioso artigiano nel settore dei conservati agroalimentari in Abruzzo, ma periodicamente presente a Staiti. La stessa civica benemerenza è stata pure conferita dallo stesso Consiglio Comunale alla concittadina Francesca Iaria, una operosa imprenditrice turistica in quel di Alassio, in provincia di Savona, dove dirige e gestisce con i tre figli l'Hotel Aida, una importante struttura turistico-alberghiera, e dove si occupa anche di beneficenze per i bambini ricoverati al Gaslini. Quindi ora vi leggo le motivazioni con cui abbiamo elaborato la pergamena per il conferimento della cittadinanza onoraria. Ecco, la prima per il signor Bruno Patti. Come sapete, il conferimento della cittadinanza onoraria deve essere proposto da qualcuno, può essere un cittadino, può essere un amministratore. Mi sono assunto io un po' la responsabilità di farlo, su sollecitazione naturalmente di amici e conoscenti. Allora, proposta conferimento al signor sindaco e signori componenti della giunta e del consiglio comunale di Staiti. Proposta conferimento cittadinanza onoraria al signor Bruno Patti. Il sottoscritto Leone Campanella, nato a Staiti 1744, nella sua qualità di presidente del consiglio comunale di Staiti, vista la nota datata 16/06/2018 del signor Bruno Patti Giovanni, nato in Canada il 30 settembre 1928, ed ivi residenti, con cui lo stesso esprime il desiderio di visitare Staiti e la casa natale del padre, il 22 nella giornata odierna,
e nell'occasione avere un contatto diretto e personale con l'amministrazione comunale di Staite, desiderio che mi pare che abbiamo esaurito diciamo giustamente. Assunte le dovute informazioni sul curriculum vitae del signor Bruno Patti, da cui risulta che lo stesso è figlio del signor Giovanni Patti, nato a Staiti l'11 aprile 1897 ed emigrato in Canada nel 1904 assieme ad altri due fratelli in cerca di lavoro per le misere condizioni socio-economiche in cui versava la comunità staitese dell'epoca e che purtroppo non fecero mai più ritorno a Staiti. Considerato che sin dagli inizi del secolo scorso l'emigrazione dall'Italia meridionale per motivi di lavoro è stata un fenomeno sociale di notevole portata e che le Americhe e il Canada in particolare hanno costituito un porto sicuro per vivere e progredire dignitosamente, pur tra sacrifici e privazioni di generazione in generazione, e che la solidarietà verso i nuovi arrivati dall'Italia si è perpetuata da padre in figlio sino ai giorni nostri. Considerato altresì che in tale contesto la famiglia Patti si è sempre distinta per grande disponibilità e notevole generosità, offrendo ai nuovi arrivati in Quebec e nell'Ontario canadese la massima ospitalità, agevolando loro un civile inserimento nella società locale e nel mondo del lavoro. Sentita l'opinione favorevole e solidale di alcuni concittadini, lo scrivente ritiene opportuno e doveroso proporre all'amministrazione comunale di Staiti il conferimento della cittadinanza onoraria al signor Bruno Patti, nato a Montreal in Quebec il 30 settembre 1928 e residente a 178 Carras Avenue, Smiths Fall, Ontario, Canada, previo provvedimento amministrativo da riportare su pergamena, come già abbiamo fatto, e sull'apposito registro delle cittadinanze onorarie da istituire a breve. A questa mia proposta, devo pur dire, sono seguite le deliberazioni amministrative ad unanimità di voti presenti, prima della giunta comunale costituita dal vice sindaco Bruno Marino e dalla signorina Francesca Stelitano e poi dall'intero consiglio comunale nella seduta del 12 luglio corrente mese. Quindi ora possiamo passare. No, penso che insieme. Va bene. Passiamo poi alle motivazioni per il signor Carlos Stein. Questa è la proposta da me diciamo elaborata. Proposta conferimento cittadinanza onoraria al signor Carlos Pio Staiti. Il sottoscritto Leone Campanella, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Staiti, visto il curriculum vitae del signor Carlos Pio Staiti, nato a Mendoza in Argentina il 18 maggio 1945 e residente a 47 Whitman Avenue, Sioset, New York, 11791, di origini italiane, precisamente da Rodi di Messina. Considerato che da un quarto di secolo il signor Carlos Pio Staiti frequenta annualmente dal 1993 questo nostro paese a cui si sente fortemente legato sia per il cognome che porta, la cui discendenza risale a quella della fondatrice di Staiti, la principessa Eleonora Staiti di Messina, sia per l'affettuosa accoglienza dimostrategli dagli stessi abitanti a cui ormai si sente legato da fraterna amicizia. Considerata altresì la sensibilità del signor Carlos Pio Staiti verso alcune problematiche di carattere socioculturale, perché non si accontenta solo di venire a Staiti a passare le ferie, ma va anche a rompere, scusate l'espressione, alle istituzioni per diciamo far arrivare qualcosa di buono a Staiti, tra cui alla chiesa di Santa Maria di Trieste è andato il presidente dell'ex presidente della regione l'onorevole Scopelliti a chiedere che intervenisse a favore dei Tridetti, per il restauro dei Tridetti. La sua devozione a Sant'Anna, difatti ogni anno arriva qualche giorno prima di Sant'Anna con la famiglia e con i parenti. La biblioteca comunale, a cui da circa 10 anni fa ha fatto dono di una strumentazione informatica, la prima, per la catalogazione del patrimonio librario.
cui non è stata data la ricevuta, è vero? Ritenuto che il signor Carlo Pio Staiti è persona morigerata, quindi degna e meritevole di civica e solidale attenzione, perché dotato di alti valori umani, sociali e culturali, sostenuti da sani principi di amicizia, di solidarietà e di legalità, constatato che Carlo Pio Staiti, con il suo modus vivendi ed operandi, contribuisce a mantenere alta l'identità staitese anche oltreoceano, negli Stati Uniti d'America, specie per il cognome che porta. Sentita l'opinione favorevole e solidale di diversi concittadini, lo scrivente ritiene opportuno e doveroso proporre all'intero consesso amministrativo del Comune di Staiti il conferimento della cittadinanza onoraria al signor Carlos Pio Staiti, nato a Mendoza, in Argentina, il 18 maggio 1945, residente eccetera eccetera a New York, previo provvedimento amministrativo con relativa motivazione che è riportata già sulla pergamena e sull'opposito registro delle cittadinanze onorarie che sta istituito a breve. A questa mia proposta sono seguite poi, come per il signor Patti, la deliberazione amministrativa ad unanimità dei presenti, prima della giunta costituita, come abbiamo detto, da Bruno Marino e Francesco Stellitano, e poi dall'intero Consiglio Comunale nella seduta del 12 luglio 2018. Mister Carlos è ormai uno staitese d'adozione che porta una storia di vita alquanto interessante e che ora lo invito a raccontare come ha scoperto Staiti e come è arrivato a Staiti nel 1993. Io ho scritto due pagine, ma preferisco che le esponga lui. Bravo. Signor Sindaco, io non sono di parlare in pubblico, ma farò quello che posso. Margherita, mia donna, ha fatto qualche... ha scritto qualche... parola per me, per dire, ma non lo posso dire, sono tutto commosso per quello che succede adesso. Come è successo che è arrivato al paese? È facile, penso che la cittadinanza si dovrebbe fare con il cittadino da Rocella Ionica, che lui mi ha fatto sapere che il paese Staiti era esistente, perché giocavamo una squadra al pallone insieme a New York e lui mi ha detto: Carlo Staiti, c'è un paese vicino dove io sono nato che si chiama Staiti. Mio nonno parlava del paese, ma quando eravamo all'Argentina vedevamo mappa dell'Italia, mai trovavamo il paese sulla mappa italiana. Finalmente ho trovato nell'anno 1993 a Giuseppe Albanese, lui è originale di Gioiosa Ionica. Quando lui mi ha detto quella domenica della partita che c'era il paese, le ho detto: Giuseppe, fa un piacere, portami la mappa dall'Italia che voglio vedere dove si trova il paese. L'altra domenica ha portato la mappa, due settimane dopo già ho arrivato qua in paese io, maggio 1993. Sulla Corriere Monza diretta. Sì. davvero si è fatto un lungo percorso in quest'ultimo 25 anni. Un cellulare, più di là. Questi ultimi 25 anni ci abbiamo fatto un lungo percorso, ci ha fatto assai sul paese e anche abbiamo un lungo percorso per correre ancora, non è finito qua. Sono molto graditi di tutto quello che il paese ha fatto per il paese. Non voglio che il paese sparsa come una volta il dottore Giuseppe, no, come si chiama il dottore che abita a Firenze? Do,
Giuseppe Romeo. Romeo. Giuseppe Romeo ha scritto una volta parola che il paese era già sparito. Io ho detto ma no. Sì, ho detto adesso che ho trovato il paese si deve fare qualche cosa per che il paese rimanesse in vita. E si è fatto, grazie a tutti voi, si è fatto un bel lavoro, si sta facendo anche un bel lavoro. E solo si deve gradire a tutte le statese di tutto quello che fanno per il paese. Allora almeno se siamo cittadini onorari, almeno possiamo prendere un posto per lasciare la macchina, un posto privato per noi per lasciare la macchina almeno, perché non si trova un posto, non si trova un posto di parcheggio. Almeno noi che siamo cittadini onorari dobbiamo essere posteggiato. Niente, che altro posso dire? Sono molto orgoglioso di tutti voi, di tutto quello che si è fatto, e sono anche molto orgoglioso di quello che mi dai. È un dovere. Grazie. Ciclo di ospitalità. Allora, ora passiamo. Sindaco consegna le pergamene. Così Lina li vede subito. Allora, il comune di Staiti, città metropolitana di Reggio Calabria, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale di Staiti, si conferisce a Bruno Patti, nato a Montreal il 30/09/1928, laborioso cittadino italo-canadese, la cittadinanza onoraria per l'esempio di un'onesta e laboriosa vita vissuta sempre sul campo ed ispirata ai fondamentali valori umani del lavoro, dell'onestà e della solidarietà verso il prossimo, dalla residenza municipale. Comune di Staiti, città metropolitana di Reggio Calabria. In esecuzione della volontà del Consiglio Comunale di Staiti, si conferisce a Carlos Pio Staiti, nato a Mendoza, Argentina, il 18/05/1945, laborioso cittadino italo-americano, la cittadinanza onoraria per l'esemplare affezione ed interessamento verso il paese e la comunità staitese, umanamente riconosciuti e testimoniati da un'intensa attività di promozione umana, culturale e turistica, dalla residenza municipale.
ringraziare chi si è tanto anche prodigato per questa celebrazione. Grazie al signor Domenico Toscano. Grazie.